interessi, Severnini, Orlando segnala un problema vero o scarica all'esterno delle fragilità che sono del governo? Che ci siano fragilità nel governo lo vediamo, però il problema esiste. Insomma, non è stato citato il nome Berlusconi, a questo stavamo pensando, si riferivano quelli che mi hanno preceduto, quindi l'onorevole Orlando e Luca, perché con Berlusconi lui aveva addirittura tutte le televisioni, quando era capo del governo anche le televisioni pubbliche. Allora io ho fatto lunghi anni felici nel giornale, ce ne siamo andati via con Montanelli per quel motivo. Lui era un caso clamoroso. Però effettivamente quando hai un editore che ha degli interessi, vale per tutti, vale anche per il nostro editore Lili, quindi vale per la Sette, per il Corriere, vale per la Repubblica, non c'è dubbio che in questo momento io sono... Credo che i giornalisti di Repubblica e della Stampa siano in difficoltà, li ho sentiti in difficoltà, li ho visti in difficoltà anche alle 8:30 e non è che io do sempre la ragione ai giornalisti e torto agli editori, qualche volta siamo tremendi, allora... però ci sono casi come questo in cui effettivamente è difficile ragionare e dire le cose come quel che pensi, perché? Perché il tuo editore ha tantissimi interessi. Tra l'altro conosco l'editore, conosco John Elkann e so che non è uno che poi si mette a punire e a girare con la mazza, però è un imbarazzo, come minimo, mettiamola